Buonasera e benvenuti in questo nuovo video su Pokémon Fire Ash. Nella scorsa parte avevamo affrontato il capitolo relativo alla MN Anna, la nave che poi è affondata, e in questo episodio siamo sul percorso 11. E è probabile che potremo dire addio ad un certo Butterfree. Ma detto ciò, continuiamo la nostra opera di allenamento Charmeleon e esploriamo un po' per questo percorso. Tu sei un allenatore, vero? My Pokémon is the best, ok, non è apparso il punto esclamativo classico degli allenatori. Ok, dice che il suo Pokémon è il migliore. Vediamo se è il migliore anche arrostito allo spiedo, Flamethrower. Eh sì, è proprio il migliore, evidentemente. Ah, è stato anche divertente, ci dice. Vediamo un po' che Pokémon selvatici si trovano qui. Drowsy, anzi una Drowsy, potremmo catturarla se Charmeleon non la uccidesse con un colpo. Ok, perfetto. Quindi la catturiamo. Bag. Perché come vi ho detto vorrei provare anche a completare un po' il Pokédex. Magari non tutto. Magari se siamo a un buon punto potremmo provare anche a completarlo tutto magari. Facciamo così, guarda. Pokémon, per non sprecare troppe ball. Mandiamo Butterfree e paralizziamolo. O addormentiamolo. Usiamo Butterfree appunto queste ultime volte in cui l'abbiamo. Sleep Powder. Ah, Insomnia. Perfetto, non può essere addormentato. A questo punto paralizziamolo. Ecco fatto. E andiamo con un'altra ball. Vai. Dai, questo è nostro. Anzi, questa è nostra. Femmina. Perfetto. E Ash ha catturato anche un Drowsy. Eccolo qui. Il tapiro psichico. Ok, usciamo da questa erba alta. Ah, si può andare solo in alto. Ok, ok, allora si fa su. Un altro Drowsy. Charmeleon, sai cosa devi fare? Fire Fang. Ok. Qui abbiamo un allenatore, sì, vai. Procediamo con questo allenatore. Che ha un Nidoran. Vabbè, un Nidoran che verrà ucciso dal nostro lanciafiamme. Nidorino, vai, un altro lanciafiamme. Questa è anche una nuova entrata nel Pokédex, perché è la prima volta che lo vediamo. Però ci dà un bel po' di punti esperienza. Ottimo, così. E andiamo a battere anche lui. Perfetto. Oddish, oddio, un povero Oddish contro un Charmeleon, davvero? Fire Fang. Addio Oddish, è stato divertente. E un bel Sprout, vabbè dai, cambiamo a questo punto, mandiamo PG8, alleniamo un po' anche lui. Contro Bellsprout. PG8 che nella scorsa parte ha imparato Tornado, tra l'altro. Useremo Grafica qui. E finché non impara Attacco d'Ala, ragazzi, finché non impara Attacco d'Ala è un Pokémon abbastanza inutile PG8, purtroppo. Non so a che livello lo impari, scrivetelo nei commenti di preciso. A che livello impara Attacco d'Ala. Qui troviamo una fune di fuga nascosta. E prima di andare nel passo sotterraneo, lì nel percorso sotterraneo, continuiamo a trovare Drowsy, tra l'altro. Ci sono solo Drowsy in questo percorso, ne dubito. Però sono punti esperienza che mi prendo volentieri. C'era un'uscita qui, andiamo di qua. Un altro Drowsy. Niente, veramente ci sono solo Drowsy. 4 su 4, Pretesto il 100% di probabilità di trovare un Drowsy, l'abbiamo fatto. Ok. Ah, guardate un po' qui i Butterfree. Guardate che belli. C'è anche qua magari quello rosa? No, non c'è quello rosa. Allora, parliamo un po' tutti. Partiamo dal basso. Let me battle with Butterfree one more time. Oh, ok. Questa piglia mosca sta per liberare il suo Butterfree o la sua Butterfree, vediamo. Il suo Butterfree. E ci dice di farlo combattere con lui per l'ultima volta. E noi siamo un po' stronzi perché glielo arrostiamo. E tra l'altro resiste. Top Butterfree. Charmeleon si confonde e si colpisce da solo. Forza Charmeleon, non fare brutte figure.
Hai fatto una brutta figura, Charmeleon, sappilo. Sappilo. Beh, questi punti esperienza se li prenderà a Pidgeotto. Con un bel attacco rapido. Ok. Interessanti punti esperienza per Pidgeotto a livello 24. Ok. Questa era la Pokéball di Butterfree, ma non ne avrò più bisogno ora. Oh, grazie, ci danno Mega Ball. Addio Butterfree. Se guardi laggiù, puoi vedere che è la stagione dell'accoppiamento di Butterfree. Se vuoi, puoi rilasciare il tuo Butterfree nella natura. If you ever want Butterfree to find a mate, bring them to me, I can help. Ok, se appunto vogliamo che Butterfree trovi un compagno, sì, o meglio una compagna, dato che il nostro Butterfree è maschio, vieni pure da me. Ok. Sì, vogliamo rilasciarlo. Ce l'abbiamo, no, Butterfree? Dobbiamo metterlo come primo? Oh, ok, ne hai uno, sì, dovevamo metterlo come primo. Vorresti rilasciarlo? Sì. Butterfree sarà davvero felice. E quindi abbiamo lasciato Butterfree, ok, non ci sono cutscene, ovviamente, non c'è niente di tutto ciò. Questa è la stagione dell'accoppiamento di Butterfree. Ok, abbiamo rilasciato Butterfree. Ecco qua. Abbiamo fatto anche questo evento. Proviamo a vedere se troviamo un altro Pokémon qui, giusto prima di finire l'episodio. Ho un Ekans, perfetto, possiamo catturare questo Ekans. Ora non abbiamo più Butterfree in grado di infliggere un sacco di colpi, un sacco di problemi di stato ai nemici. Quindi dovremmo provare a catturarlo così un po' al volo. Tra l'altro, prima appunto della sesta generazione i Pokémon erano molto più difficili da catturare in generale. Con la sesta generazione mi ricordo che bastava tirare una Velox Ball ad ogni Pokémon che incontravi nella selvatico, lo catturavi praticamente al 90% delle volte. Vediamo se possiamo trovare anche magari un altro Pokémon. Niente, un Growsy di nuovo. Growsy non ho alcuna voglia di affrontarlo. Passiamo in questo... in questa erba alta. Oh, un Sandshrew! Ok, lui sì, lui possiamo catturarlo. Lui possiamo catturarlo, ho paura però che lo ammazziamo con una mossa di tipo acqua. Quindi tiriamoci sulla difesa. E usiamo gli Skull Bash. Ok, non gli facciamo assolutamente niente. Cambiamo Pokémon e mandiamo Bulbasaur col riduttore. Sì, dai, mandiamo Bulbasaur col riduttore. Tanto lui usa rotolamento, Bulbasaur un po' lo regge. Usiamo riduttore. Ah, l'ho missa. Ok, per fortuna ha mancato anche il suo rotolamento. A questo punto proviamo ad avvelenarlo e poi lo catturiamo. Dovrebbe andare a vita rossa, esatto. Abbiamo probabilmente due opportunità per catturarlo, due possibilità. Due turni, perché poi Sandshrew morirà. Però dai, vita rossa, problema di stato, dovrebbe essere catturato, esatto. Perfetto. Prendono anche un po' di punti esperienza e Sandshrew viene aggiunto al Pokédex. Ok. Possiamo uscire da questo percorso e tornare al centro Pokémon. Niente, un altro Sandshrew cattivissimo. Però questo Sandshrew verrà ucciso da Bubble Beam. Ecco fatto, punti esperienza gratuiti per Squirtle. Vai, torniamo al nostro centro Pokémon. E prendiamoci squadra un nuovo Pokémon. E facciamo anche qualche acquisto prima di proseguire, eh? Facciamo anche qualche bel acquisto. Allora, curiamoci Pokémon. Dato che Charmeleon è stato ucciso da un Butterfree, perché si è colpito due volte da solo. Va bene. PC di Bill, Organize Boxes, ci prendiamo. Chi è? Krabby. Tra l'altro diamo un'occhiata appunto alle sue mosse, ricordiamocele. Ha rafforzatore, Vice Grip, non mi ricordo cosa sia questo in italiano, e Stomp, questo è pestone. Fulmisguardo, rafforzatore. Ok, non ha mosse di tipo acqua, buona merdina questo coso, però ha la difesa aumentata. E l'attacco speciale è diminuito, il che va bene perché tanto Krabby è un attaccante fisico. Purtroppo poche EV in attacco, ma ce lo faremo andare bene comunque.
Vai, prendiamo il nostro Krabby. No, vogliamo metterlo in squadra. E lasciamo ovviamente Juekans, che non è un Pokémon da Ash, è un Pokémon da Team Rocket. Via. Ok. Detto ciò, andiamo a fare qualche acquisto al Pokémon Market. Compra. Compriamo altre Pokéball. Le stavamo finendo, appunto. Compriamo qualche Mega Ball. È giunto il momento di avere qualche Mega Ball in squadra, nello zaino. Le super pozioni ce le abbiamo. Compriamone un'altra. I revive direi di no. Antidoto ne abbiamo uno. Compriamone un altro. Antiparalisi, compriamone un altro. Magari un awakening. Un paio di awakening possono essere utili. L'escape rope ne abbiamo due, quindi per adesso va bene. E compriamoci dei super repellenti. Ecco fatto, 5 possono andare bene. Perfetto, voi non dite nulla, vero? Cioè, meglio, non mi date nulla di utile. Ok, perfetto. Detto ciò, andiamo al passaggio sotterraneo di questo percorso, che possiamo saltare tutta l'erba alta, cosa che facciamo molto volentieri. Ed entra qui. Ok, tu ci dici qualcosa? Sì, ok, le persone perdono spesso oggetti nel passaggio sotterraneo. Io mi ero messo qui a cercare un sacco di roba con il detector, ma mi sembra che non avessi mai trovato quasi nulla nei giochi principali. Ed eccoci al percorso 8, percorso che faremo nel prossimo episodio, perché questo finisce qui. Ti ricordo di mettere un mi piace se il video ti è piaciuto, di commentare e di iscriverti al canale per non perderti i prossimi caricamenti. Da Glacial Sphere è tutto, al prossimo video!